La borsa mediterranea del turismo diventa maggiorenne. Si è aperta la 18ª edizione stamattina alla mostra d'oltremare di Napoli, aumentando sempre di più il numero degli espositori, con agenti di viaggio, aziende dei settori legati al turismo e new entry come la Corea. L'area delle contrattazioni è animata da 4 workshop per illustrare il prodotto Italia. Oggi alla conferenza di inaugurazione si sono incontrati operatori di istituzioni per fare il punto sullo stato degli interventi normativi, alla presenza del sottosegretario ai beni culturali e al turismo, Francesca Barracciu. Che turismo siamo tutti. Noi ci viene qui e ci sceglie come meta per il suo viaggio, è un amico. E noi dobbiamo dire a tutti, ai nostri cittadini e a tutte le categorie che lavorano su questo versante, che noi li dobbiamo coccolare e fare in modo che la loro amicizia sia un'amicizia che duri per sempre. E questo è nell'animo profondo della città di Napoli, della nostra area metropolitana, di tutto il territorio della regione Campania. Più stand. Napoli che punta sempre di più sul turismo e stiamo vedendo investimenti interessanti nella nostra città. Adesso noi spingiamo in questa direzione e siamo soddisfatti che diventiamo protagonisti nel Mediterraneo e non solo. Lunedì ci sarà una conferenza stampa in cui annunceremo una cosa molto importante che era un obiettivo mio preciso di questi mesi, lo disse la prima volta Valenzi, ex sindaco di Napoli, cioè aprire la mostra oltremare tutti i giorni. Bene, ormai siamo pronti per questa sfida, da questa primavera accadrà tutto questo e vivrà tutti i giorni un posto così bello, in modo che sarà vissuto dai napoletani e dai turisti e sarà occasione di investimento per tanti operatori economici. Un'area così bella si può fare tante economie e tanti posti di lavoro.